Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e oggi siamo qui in miniera. Se vi ricordate lo scorso episodio, c'era sempre questo simpatico amichetto zombie qui che ci aspettava e che mi ha anche droppato un bel lingotto di ferro la volta scorsa. Non ci ho sbatti di mettere la spada, vabbè, ti killo così stronzo, fai in culo. Oh, ancora invasione di mostri, va bene. Dicevo ragazzi, se vi ricordate, nello scorso video vi avevo fatto vedere una caverna misteriosa, questa specie di grotta qui che avevamo trovato, e che ci presenta subito questo bivio. Quindi possiamo andare o a destra o a sinistra. Tirate la sorte voi, io preferisco andare a sinistra, quindi andiamo di qua. E vediamo in questo video di esplorare questa cavernozzola, ecco subito l'antipatico carbone, che tanto come sapete mi scoccia a raccogliere, e poi alla fine lo raccolgo lo stesso, vabbè. Oh mio Dio, grazie, vedi i creeper, vedete? Non sono solo buoni a rompere i maroni, delle volte ci aiutano anche a scavare meglio, come vedete. Io ho detto che mi seccavo a raccogliere, che non avevo voglia di raccogliere il carbone, è arrivato il creeper e mi ha agevolato. Pezzo di merda, non sai che da dietro non è leale. E mi ha agevolato praticamente l'azione di recupero del carbone. Qua c'è del bellissimo ferro, lo prendiamo tutto e continuiamo adesso ad esplorare questa cazzarola di caverna. Ecco, qua sotto c'è della lava. Io però devo stare attento a non perdermi, perciò credo che creerò le solite scale. Bene, così. Ora gli metto tre torce tipo così, delle belle torciottine. Ecco qua, che mi indicheranno una sorta di strada e bla bla bla, ecco così. Boh, oh, se mi perdo così veramente, vabbè, oh, non sono andato in una caverna, sono andato direttamente nella tana dei mostri. Dai, che qui ci vengo dopo, non prenderti di invidia o di gelosia perché ho scelto prima la parte sinistra, ci verrò dopo, state tranquilli, scheletrozzoli. Allora, imbracciamo ragazzi il nostro potente piccone in pietra. E intanto qui c'è un po' di carbone, là a terra c'era un altro, ma come vi dicevo non ci ho sbatti. Mettiamo una torcia anche qui, e infatti ho fatto bene perché non avevo visto questo gran bel ferro. Ragazzi, io adoro Minecraft, ma lo adoro non solo per quanto attiene la sua parte costruttiva. Stavo morendo come un pirletta. Quindi non stavo, stavo dicendo, scusate. Intanto cerco di prendere il ferro. Ecco, creiamo una specie di passerella o cose così. Ecco, dicevo, non amo, cioè amo Minecraft non solo per ciò che riguarda le costruzioni, il crafting, eccetera, che quello poi sì sono le sue caratteristiche principali, stupende, questo gioco è davvero meraviglioso. E però amo Minecraft soprattutto anche perché adoro andare in miniera a recuperare i minerali. Mi piace avere le ceste belle piene che traboccano, proprio che esplodono, piene zeppe di minerali. Quindi esco pazzo proprio per le sessioni in miniera. Non farei altro che andare in miniera e prelevare tutto il possibile. Qui potrei volendo trasformare questa lava in ossidiana, però poi magari creerò una scala e vedo se lì sotto c'è dell'altro. L'altezza dovrebbe essere giusta, siamo ad altezza 22, siamo altini ora che ci penso, quindi quella lava sicuramente simboleggia l'altezza giusta. Beh, qui non c'è, questo mi ha fatto saltare all'aria, c'ho il fegato in gola, va bene. Minchia, non l'avevo visto, porca troia, va bene. Allora, qui, oh mio Dio, tu che ce fai qua? Che ce fai qua? No, 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 ok, morto. Mi ha dato l'ender pearl. Oh, che taccagno, mi potevi dare l'ender pearl, vabbè. Sei taccagno, pazienza. Andiamo a destra, visto che comunque lì non c'era molto altro da fare. Vediamo magari di scendere nuovamente. Intanto ingurgito un po' di pane. Questo è il pane del mio orto, quindi non posso diffidare della sua provenienza. Sono sicuro che è sano e non è avvelenato, perché l'ho coltivato io il grano. A meno che poi non fosse avvelenato dal principio, vabbè. Bando alle minchiate, vediamo cosa c'è qui dentro. La caverna praticamente è finita.
Onestamente credevo ci fosse di più da esplorare, magari un bel mob spawner o qualcosa così. Però vabbè. Un altro Enderman. No ragazzi, è veramente il covo dei mostri, eh. Cioè non ho mai visto così tanti mostri, non... Cioè che poi sto giocando a difficoltà facile. Sì, quindi proprio non c'è motivo appunto per il quale debbano spawnare tutti questi mostri. Va bene, scendiamo pian pianino, senza romperci l'osso del collo, né tantomeno senza sbucciarci le ginocchia, o peggio finire carbonizzati nella lava. Quindi io scenderei ancora, scendiamo. Come farò a risalire non lo so, però ho visto qualcosa per cui decisamente valeva la pena scendere qui sotto. E ora vi fo vedere subito, vi fo vedere, guardate che cosa ho trovato. Ho trovato un bel po' di quella meraviglia lì, guardate, aspettate, ora facciamo prima, mi ero scordato di avere il secchio d'acqua. Meraviglioso. Ok, io lo sapevo che questa era l'altezza giusta, però col piccone di pietra no. Ecco, piccone in ferro va decisamente meglio. Due diamantini, dai. Oh, che bello. Due bei diamantini. E siamo tutti più contentini? No, non si può dire. Contentini, vabbè, siamo più contenti, almeno io. E vediamo un po' di percorrere questo fiume di lava, che probabilmente mi riporterà dove sono salito dalla caverna, non so. Adesso vediamo. Funghi. Interessante. Ho trovato dei funghi. E ho trovato anche della bellissima redstone. Adesso faccio in modo che questa lava si trasformi in ossidiana. Perfettissimissimissimo. Mettiamo una torcia qua, giusto per orientarmi. Tanto io sono sicuro che mi perderò lo stesso, ma come ben sapete, anche quando dovessi perdermi c'è sempre il buon vecchio modo dello scavare, vabbè sì, come vogliamo dirlo diciamo, possiamo spawnare i cubi sotto di noi e arrivare in cima. È un po' una rottura, però nel caso in cui ci dovessimo perdere, allora sarebbe l'unica maniera. Ecco, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Stiamo raccogliendo un bel po' di redstone. Intanto un'altra caverna. Dovrebbe essere parallela a dove sono arrivato io. Lapiscazzolo. Vabbè, lapislazzolo. Molti lo chiamano lapiscazzolo. Vabbè. Lapiscazzolo, sì, suona meglio. Qui c'è una cascata di lava con un po' di ferro che posso raccogliere tranquillamente. Lì sotto vedo della redstone saltando. Però io ho la netta sensazione di non saper più tornare a casa. Ho la netta sensazione di essermi perso, ecco. Però qualche puntino di riferimento effettivamente dietro di noi l'abbiamo lasciato, quindi raccogliamo tutto ciò che è indispensabile. Il carbone, come vedete, lo sto saltando tutto perché veramente non ci ho sbatti. Nell'episodio scorso non so per quale santo io abbia raccolto, in nome di quale divinità io abbia raccolto quel noiosissimo carbone, ma qui non lo farò perché non ci ho sbatti. Il ferro lo prendiamo molto volentieri, molto volentieri lo prendiamo. Qui c'è della diorite, vabbè, vediamo qui se c'è qualche altra cosina. No, bene. Ecco, intanto avevo trascurato questi piccoli cubi di ferro che si sentivano soli, quindi andiamoli subito a prendere. Venite qua, belli miei, che muove cucino io, che siete sempre utili. Voglio avere ferro, ragazzi, fino a più non posso, proprio ferro a go go. Qui ci sarebbe un modo, penso, per passare. Sì, volendo posso fare così. Però è molto pericolosa la situazione e mi sto cagando addosso. Basta, blocchiamola. Blocchiamola, sono morto, perfetto. Sono morto. Bene, perfetto. E vai. Ed ecco che così si conclude una sessione in miniera, solo perché io sono un benemerito idiota. Vabbè, comunque.